Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, Real Season Start, ovvero seguiamo con il campionato di Formula 1 2021 su PlayStation 5 le sorti del campionato reale. Avete visto che siamo partiti, mi sembra, a Silverstone, dove c'erano proprio le classifiche reali. Problema che il gioco poi ha sconvolto tutto l'andamento della situations. Quindi tanti piloti hanno cambiato team, ci sono piloti tipo Zucche, non so dove sono usciti. Comunque ci divertiremo lo stesso. Qua siamo a Austin, dove si corre stasera. Questo video, salvo clamorosi imprevisti, lo dovrebbe montare Walti, perché bisogna vedere se riesco a mandargli tutto in tempo. Allora, raga, 14esimi. Ho fatto due errori in qualifica, vedrete passare il giro. Ho fatto due errori proprio gravi, quindi la vettura si è incaprettata e mi ha fatto perdere tanto tanto tempo. Mettiamo un 14 e mezzo, presumo 14 giri, non me lo ricordo, 13-14, vabbè, mettiamo 14 di benzina. E niente, raga, siamo 14esimi, a un secondo e 7 dalla vetta. Leviamo 4-5 decimi persi, un secondo e 2, ce la possiamo giocare anche per i punti. Quindi partiamo con l'obiettivo zona punti. Il nostro compagno di squadra Giovinazzi è al posto numero 9, quindi chiaramente molto più avanti di noi, però non ha fatto errori lui. Perciò andiamoci a godere questa gara su questa pista che a me piace tantissimo. Austin, delle piste nuove degli ultimi 10-15 anni, è una di quelle che mi piace di più. Ci abbiamo corso ieri sera, abbiamo fatto una live divertente di recupero per il fatto che non ho potuto partecipare al campionato di GT Sport per problemi di connessioni. E niente raga, abbiamo fatto una bella live, abbiamo corso ad Austin con la Ferrari ben quasi 30 giri e ci siamo divertiti. Andate ora a recuperare se volete vederla. Come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social se avete piacere, sul canale Telegram delle offerte Super Corris offerte Amazon e su quello ufficiale Super Corris 84 per le news in anteprima. Raga, partiamo. Parte Franz. Si imposta Corris per non prendere botte, anche perché ci abbiamo i danni massimi. Passa super dodicesimo, buono. Qua dobbiamo stare attenti perché basta toccare un qualcosa, l'avete visto ieri in live, e la vettura si dilania. Pure qua. E una volta che abbiamo rotto il sottofondo, ciao. Sottofondo, sotto scocca, come cazzo si chiama. Sta Focon qua con l'as, fatemi capire. Ma levati dalle balle con sta cazzo di as. Che a fine gara ti doppiamo, Corris, prende la scia di Vettel. Prende la scia di Bastianello Vettel. Guardate quanto è vicina la zona punti, raga, ma dobbiamo essere attendisti. Per non fare minchiate, che è il mio secondo nome, minchiate. Vicino a Vettel, corri qua, esce molto bene. Ecco Giovinazzo. Fa rima con... Bravo ragazzo. Oltre che c'è Sazzo. Vedete lo sponsor nuovo al pin car sulla destra dell'alo? Non c'era prima, raga. Quindi bello anche l'aggiornamento delle livree che sta facendo sempre Trustmaster. Codemasters, perché anche abbiamo visto TikTok sull'Aston, Avs su... sulle fiancate della Ferrari. Qua perdiamo un po', però va bene, va bene. Lontani da certi cordoli malefici. Danni al massimo sono gravissimi, però almeno ci si diverte perché... entrano le safety car, vai, abbattiamo tutto. Ma al solito abbiamo una trazione di merda. E va bene.
Si avvicina Cory a Vettel, c'è Raikkonen in top 10. Raikkonen con l'Alfa Tauri, qua tanti piloti, a parte Vettel e Hamilton, li vedete tutti diversi con le vetture perché c'è stato il mercato che ha sconvolto tutto. Oh, come arriva Cory su Vettel! Si mette dentro Super e ci prova, passa. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Ma Vettel esce bene di trazione. Potrei usare DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dalla... Super corsi dall'esterno. Pazzesco, ci ha provato Vettel a tenerlo. Ma Cory si riprende la position. Qua largo Cory, largo. Madonna, Vettel ci plana sopra. Cory c'ha bisogno della scia di Kimi. Meno male che l'Ars è abbastanza bene qua. Arriva Vettel, ma Cory si può proteggere. Oh! Rischio pazzesco di tamponare Kimi, che ha frenato forse un po' troppo. No, cazzo. No, ci tocca Vettel. Ma perché non riescono a fare traiettoria senza toccarci questi? Domanda amletica. Ho capito, ma dove sta Norris? Dietro. A noi ce ne frega molto poco perché stiamo davanti. Oh, Vettel è box, allora ha rotto qualcosa. Speriamo che non l'ha rotto pure a noi. Cioè qualcosa ce l'ha rotto sicuro. Non si può dire cosa però. Dai Cory, sto cercando di entrare in zona punti. Uè, ancora rompiamo niente. È il mio giorno fortunato. Oh, Cory, spiano con questi cordoli gialli che ci sfasciano la macchina. Ieri in live l'abbiamo sfasciata 18 volte, tutto il fondo abbiamo distrutto. E ce la fa Cory a tenere la scia. Messo la nona. Oh, battaglia tra Kimi e Giovinazzo. Ah. Ma Cory c'è? Peccato che ci stiamo staccando al gruppetto un po' più avanti dell'ottavo posto. Ci abbiamo Con dietro con l'As che non so se si è dopato, che cosa ha fatto. Oh, Cory prende un po' di erba per fare il pazzoide. Ah! Eh no, Kimi, però dai, porco zio, stai andando piano. Esce meglio Cory qua. Si mette largo Cory su Kimi. Si mette largo qua, gli lascia spazio per girare insieme. Ma la curva volge a suo favore. Passa Super, adesso c'è Giovinazzo. Con cui quest'anno sono stati problemi. Oddio, meno male. Pensavo che avevamo sfasciato tutto là. No, Giovinazzi, minchia. Questo ci caccia fuori. Comunque quest'anno sono stati enormi problemi nel team Alpine. Era meglio Alonso, che era meno stronzo. Io c'ho il DLC Giovinazzi stronzo.
L'hanno dato solo a me, per quanto lo stimo come pilota reale. Arriva Garrison Giovinazzo. Arriva Garrison Giovinazzo. Madonna quanto Ars c'ho. Ma io ho avuto tutto questo Ars in una gara. No. No, largo. Magari si ributta dentro. Non vuole perdere tempo con Giovinazzo. Guardate sta Lenzino strollo. Esce male qua, Giovinazzi ci riprova. Ma Corris si prende tutta la strada. E lascia Giovinazzi nelle grinfie di Kimi. Ok, sei nella top 10. Dai. Raga, 2.5. Ci possiamo provare. Intanto già siamo in zona punti. Cosa non facile da prendere in tutte le gare, soprattutto qua. Questa è una gara tostissima, una di quelle che mi piace di più però. Di quelle che hanno fatto negli ultimi anni. Guadagna qualcosa super. Ma il primo step è levarci dalle balle queste in zona DRS. E ci riesce super. Dai, 2 secondi. Adesso possiamo fare una tattica un po' come gli altri, senza fare nostre pazzie macabre. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,8 secondi. Corris in questo momento va. Piccolo taglio, raga, mi sei imbarcato un po' nel cordolo prima. Guarda che bel trenino qua, guarda, 1 secondo. Rischia Corris di prendere la zona di RS. Non ce la fa per poco. Passato Giovinazzi senza toccarlo. È miracolosa oggi la giornata. Aspettatevi qualcosa di grande. Vicini, vicini. Però ho sbagliato, dove entra sto giro e vedere di fare l'undercut. Cioè perlomeno attaccarmi a questi ancora di più. Va bene. Copieremo la loro tattica. Una delle poche volte facciamo una tattica standard di gara. Niente, niente DRS, oh. Io sono l'unico di sto gruppetto che non c'avrà il DRS e quello primo. Guardala, sto a 7 decimi, però ciao. Male, male, male. Mo ce l'abbiamo però, raga. Mo ce l'abbiamo. Mo dobbiamo entrare in box, purtroppo. Ma anche Raikkonen che ha passato Giovinazzo non è che sta lontanissimo. Perché sto gruppetto ho capito che non sta andando molto veloce. No, tutti dentro, cazzo di sfiga, va. Entrate in box molto liquida, dove tutti si ammazzano di solito. Bene così. Dai, voglio. No, il traffico, dai, fatemi uscire. Vai, vai, vai. Vado, vado, vado. Vicino super. Oh, nessuno mette le bianche, porca troia. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era. Ho capito, frate. Eh no, non devo perdere il DRS qua, se no siamo punto a capo, raga.
Fatto queste prime curve sono sempre un problema per me. Arriva super. DRS. Ah, perché sto non ce l'ho. Pazzesco, raga. Ah, lunghissimo Corris. Ci riprova Stroll. Ma Corris tiene. Ah, oh, incrocia! Incrocia, ma Corris non si fa infinocchiare di nuovo! Adesso c'è Bottas con la Ferrari! Che vedete come sono cambiati i piloti nelle scuderie! Giovinazzo e box! Fate con calma, eh! Qua non abbiamo bisogno di lui! Purtroppo si è sgranato un po' il gruppetto che c'era prima! Chi è questo? Oh, Alonso con la McLaren. Si tocca con Bottas. E arriva super. Vicino, vicino, vicino. Vicino super Alonso, che ha perso intanto il DRS su Bottas. Oh, ma mi sa che c'è una Williams là. Allora possiamo ancora salire di posizioni forse, non lo so però. Arriva Corris. Ma anche Stroll ha il DRS su di noi, ma noi siamo più veloci. Si mette all'interno Alonso. Ah, largo sempre, carco zio, largo qua. Grazie, frate. Oh, che bella, la tifi, ve l'ho detto, non stanno tutti quanti. Quindi possiamo migliorare ancora. Oggi qua si prospetta un risultato di quelli di Serie A. Entra la tifa e box, Corris Franco bollato a Perez e Bottas. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ah! Rischia Corris! Si butta dentro! Rischia di tamponare Perez e di prendersi con Bottas laterale! Madonna, quarto, raga! Ma che sta succedendo qua? Giù! Praticamente stiamo lottando per il podio e non lo sapevamo. Caramba, che sorpresa. Ecco, restituito nella zona di RS, pazzesco. Ma questo fa tanto. Anche l'allenamento di ieri sera abbiamo fatto una marea di giri su sta pista. Infatti mi sto trovando benissimo, anche con l'Alpine che è diversa dalla Ferrari che abbiamo guidato ieri. Arriva Corris, arriva. Qua non ce la fa. Però si francobolla a Perez. Ho sbagliato io qua con la quarta. Troppo ambiziosa la cosa. Oh! Sbaglia Corris, prende il cordolo in maniera animalesca. Qua devo uscire male, male, male. Per Perez, non per noi. Madonna, quanto è veloce l'Alpine. Si mette all'interno Perez. Fa una frenata pazzesca, ma c'è pure Verstappen secondo. Madonna, raga, abbiamo beccato la giornata epica.
Va sempre un po' in difficoltà Super. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Perez allunga nelle curve, raga, è tosta. Ah, resta. Madonna, raga, ci ha mancato poco. Che minchia, aspettavo Perez. Se lo tiene, ma c'è anche Bottas dietro. Oh, Hamilton, arriva pure Hamilton. Quindi faremo un sandwichone fra poco. Ma Carles c'è. Si fa vedere. Mette ansia Perez, che nel frattempo dice: come cazzo fa questo con l'Alpine a stare qua? E io gli ricordo che abbiamo vinto pure una gara in Ungheria nella realtà, ma non con me. Ma perché qua mi metto così? Niente, mi viene a mettermi tutto interno là. Intanto Perez ci sta cercando di mettere fuoco con la sua vettura. Prende qualcosa in trazione. Carles quest'altra ci riprova. Oh, larghissimo. Passa Carles. Madonna, Gasly primo. Ma sto campionato comunque si è scemito completamente. No, Carles mette la quinta, errore. Ok, il distacco è 2,6 secondi. Ho capito, frate, il problema è qua adesso dobbiamo cercare di levarci dalle balle questi che ci hanno tutto il DRS, se no ci sguazzano qua. Si prova a levare dalla scia Super Corris. Ma io dico che va bene, è già il terzo posto, non è che sto puntando più di tanto a Verstappen, perché a parte che non lo prendiamo. Ma che non fa un errore. E l'errore lo fa Corris, guarda qua. Mi sono distratto un secondo. Dai, corra, non ti distrarre più. Oh! Che sto combinando, voglio. Non me lo chiedete. Ci abbiamo un terzetto delle meraviglie. Red Bull, Ferrari, Mercedes dietro. Dare a due giri per prendere un podio insperato per Super. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Oh, il pericolo di Corris che va tutto sul cordolo, quello giallo. I salsicciotti che ti spaccano tutto. Ti spaccano il culo, eccoli qui. Altonde il salsicciotto, che cazzo le fa? Prova Carles a fuggire. Niente, l'ho detto, Verstappen è impossibile da prendere, ma a me non mi interessa più di tanto. Dobbiamo scappare qua, raga. Fatto e diamo la scia a tutti quanti. Guardate le gomme come sono macabre dietro. Ci prova Super. Ci prova in tutti i modi Super. Dai, 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 dai. Ultimo giro. Cato che ci abbiamo Perez che... Yes, sì. Beh, avevo detto che oggi era una giornata miracolosa. Sei all'ultimo giro. Niente, raga, ci prende.
Vicino. Vicino Perez. Oh! Madonna, che fa Perez? Si butta dentro. Ma che scemo. Fa andare largo super. Pare sfrutta tutto. Ne mezzo dobbiamo fare manco uno. Qua raga ci abbiamo difende. Se ci difendiamo qua ce l'abbiamo fatta. Arriva Perez. Si butta dentro Norris. E passa, cioè si tiene la position. Dai. E vai raga. Oh, largo qua. Terzo posto clamoroso di Super, vai! Vai! La tua prestazione ci ha reso felici. Terzo posto clamoroso! È pilota del giorno, vorrei ben vedere, cazzo, dai! Dai raga, dai! Un altro gran premio degli Stati Uniti giunge al termine. Pazzesco, un altro gran premio degli Stati Uniti, pazzesco! Luca, cosa credi? Con Super Super che fa veramente il miracolo. Grande Norris. È sempre un piacere stare sul podio. Yes! Yes, yes, yes! E vai, raga, cazzo. Grandissimo risultato. Sono molto, molto, molto contento. Ah, ma Gasly c'ha la Red Bull, ecco perché. E Max, minchia. Si è invertito un mondo, raga. È grande. E si festeggia, yes, cavolo, dai. Sono molto contento. Piripiripi. E ora vediamo come... Allora, andiamo a vedere la classifica. Abbiamo quittato il Giappone, già ve l'ho detto. Dodicesimi a 27 punti, però siamo un po' lontani da Bastianello Vettel. Il fatto che dobbiamo quittare le gare perché questo Real Season Start non segue il calendario come è aggiornato ora. Alpine 56 punti, stabile al settimo posto, non sono lontani a Aston Martin e Alfa Tauri. Dai raga, bella gara, vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro Supercore, ciao, aglio.